Salve a tutti Blazers e benvenuti in questo nuovo episodio della serie di sopravvivenza. Siamo all'episodio 101. L'episodio 100 è stato il nostro speciale, diciamo, di sintesi di tutto quello che abbiamo costruito. Ed è andato benissimo, ragazzi. È andato veramente benissimo. Io vi devo ringraziare infinitamente per gli oltre 2000 like. Cioè, è pazzesco. Io vi ne ho chiesti 1000 e ho ricevuto oltre 2000 like. Wow, veramente tantissima roba. Quindi grazie a tutti per i tanti like, per i commenti bellissimi e per tutto il sostegno che mi state dando. Ora, ragazzi, intanto faccio partire questo carrello perché, come vedete, ho costruito una nuova tratta. È la tratta che punta verso il deserto, nel senso che il capolinea di questa tratta sarà il deserto, ma poi in realtà ci sono varie fermate, quindi adesso le andremo a vedere. Ho fatto partire subito il treno perché è una tratta lunghissima, è una cosa veramente enorme, e quindi parleremo mentre andiamo, perché sennò sostanzialmente non ci saremmo più mossi. Nell'episodio 101, cioè in questo episodio, iniziamo a pensare a come sconfiggere il Wither Boss. Per cui, il Wither Boss, come sapete, è un boss che non viene trovato e che non spawna, ma che va evocato con un suo totem. Per fare questo totem dobbiamo farmare i Wither Skeleton e quindi andare nel Nether. Quindi, perché sto andando così lontano? Sto andando così lontano per essere almeno a 1024 blocchi di distanza dal portale del Nether che già abbiamo, che come sapete è un portale del Nether abbastanza fallimentare, diciamo così, nel senso che ci porta in un punto molto brutto del Nether, in cui non c'è nulla, la prima fortezza disponibile è lontanissima e quindi abbiamo bisogno appunto di raggiungere una nuova zona del Nether. Intanto siamo arrivati nella prima fermata, che è la fermata dell'End. Come vedete qua sotto c'è il portale, quindi possiamo andare avanti. E quindi dicevo, costruendo un portale a oltre 1024 blocchi di distanza dal primo portale costruito, possiamo entrarci e raggiungere una nuova zona del Nether. Per cui cosa faremo in questa puntata? Ovviamente tenteremo di raggiungere questa nuova zona del Nether, sperando che questa volta ci porti in un punto del Nether più utile, diciamo, con magari una fortezza vicina, perché abbiamo bisogno di farmare, perché abbiamo bisogno di fare tante cose e ci serve una fortezza a portata di mano. Per questo tutta questa rotaia ci porta così lontano, ci sono ovviamente varie fermate. Questa è la seconda fermata, che non era assolutamente in programma, però non potevo non farla perché porta direttamente ad una foresta di querce oscure, che è un bioma bellissimo, e quindi volevo avere una fermata anche qua. Allora, se così, vai, partiamo, ok. Qua si va sopra le piante, sopra il fogliame, stiamo quasi per arrivare perché lì vedo già la savana. Quindi una volta che siamo arrivati, che saremo arrivati, il portale è già costruito, dobbiamo solo entrarci perché io non l'ho ancora provato, ho aspettato di fare questa puntata per provarla assieme a voi. Quindi, ricapitolando, cosa dobbiamo fare? Entriamo nel portale, troviamo una fortezza vicina al portale, iniziamo a farmare Wither Skeleton per avere le teste del Wither, che comunque è un drop molto raro e io purtroppo non ho la spada con looting, quindi sarà abbastanza difficile da raccogliere. E nel frattempo siamo arrivati anche alla fermata del villaggio, che sarà veramente molto comoda questa fermata. Ripartiamo, facciamo l'ultimo piccolo tratto. Quindi una volta che avremo trovato le teste, dicevo, avremo tutto l'occorrente per fare il totem, per evocare il Wither Boss, e dovremo solo costruirci un'arena sicura per contenerlo, perché come molti di voi sapranno, il Wither Boss spacca tutto, cioè è una bestiaccia. Quando viene evocato distrugge tutto, spara esplosivi, uccide gli animali, insomma è un griefer, diciamo, non umano, è un griefer mob. Quindi ragazzi, questo è il nuovo portale. Siamo a, vediamo un po', x-937 e la base è all'incirca x-300, quindi abbiamo una differenza di più di 1200 blocchi sicuri. E qua invece abbiamo tutto il deserto, quindi il capolinea è stato pensato anche per poter raggiungere il deserto, che era un bioma lontano,
ma che con la rotaia sarà accessibile in pochi minuti, anche se comunque ci vuole il suo tempo anche per arrivare qui. E poi poco più là c'è anche la mesa, quindi questa rotaia è veramente niente male, ci porta in posti molto interessanti. Vediamo un po' questo Nether dunque. Eccoci qua. Siamo spawnati in una nuova zona, quindi ha funzionato, il che è un'ottima cosa, e non ho le pozioni di resistenza al fuoco perché sono un cretino. Va bene, bravissimo Eren, non ti sei ricordato le pozioni. Vabbè, fa niente, tanto non dovremmo avere a che fare con le Blaze, cioè il nostro obiettivo è solo trovare una fortezza e iniziare a farmare i Wither Skeleton. Ma prima di tutto trovare sta benedetta fortezza. Allora, qua sotto non vedo nulla. Proviamo da qua a vedere. Io non vedo niente. Potrei aumentare un po' la distanza di rendering. Sì, siamo a 12 chunk. Oh mio Dio, non è che sia poca! Che cazzo è sta roba? Cos'è? Oddio! Oddio! Cosa? Bedrock! Robe! Trip di acidi! Ma che... Ok, no, torniamo assolutamente alla distanza di rendering precedente. Oh mio Dio, ragazzi! Che bug del cazzo! Mamma mia! Tra l'altro stavo rischiando di cadere giù per sto bug. No, vabbè, cioè, ma si può che sto gioco è ancora così buggato? È una cosa allucinante. Vabbè, comunque sia, lì sotto non mi sembra di vedere nulla. Io la distanza di rendering non la aumento più perché, mio Dio, cos'era quella merda? Che cazzo era? E guardiamo da altre parti. Allora, di qua non c'è nessuna uscita. Qua abbiamo il nostro portale. E tra l'altro, se dovremo andare lontano, ci conviene fare tipo una stradina con le torce. Però per adesso limitiamoci a vedere un po' dove siamo. E tutti questi zombie pigmen, se sapessero a cosa faccio i loro fratelli nel mondo reale, nella nostra gold farm, mi farebbero il culo proprio all'istante, ma meno male non lo sanno. Allora, qua non vedo assolutamente nulla. Giusto, non vedo nulla neanche là in fondo. Sì. Yeah, benissimo. Abbiamo bisogno che si avvicina la fortezza, però ancora non si vede nulla. Se fosse diciamo un centinaio, un 200 blocchi, sarebbe veramente spettacolare come cosa, però non penso che siamo stati così fortunati. E qua? Ci tocca il mega salto qua. Allora, mettiamoci magari una torcia, così ci ricordiamo che siamo venuti da qua. E se cado morirò tantissimo e perderò tutte le mie cose, però non cadrò! Sì, vabbè, non era così difficile come salto, però era rischioso. Vediamo un po' da questa parte comunque. Qua c'è una grande area aperta, c'è un oceano di lava, e di solito le fortezze generano in questi oceani, perché comunque sia c'è molto spazio vuoto, diciamo, c'è uno spazio aperto. E quindi c'è anche spazio per far generare una bella fortezza. Però io non ne vedo assolutamente neanche l'ombra. Possibile che siamo così sfigati, ragazzi? È possibile. Ma io non lo so. Siamo andati a 1024 blocchi, anzi a più di 1024 blocchi di distanza per creare un nuovo Nether e non c'è una cazzo di fortezza manco qui. Mamma mia il rischio! Mamma mia il rischio! Devo stare molto attento. Comunque, torcia qui e scendiamo. Non posso usare l'acqua, purtroppo. Ma non dovrei morire. Oddio, metà vita ho perso, fa niente. E c'è una desolazione disarmante qua sotto. Non c'è nulla. Non c'è nulla. Solo zombie pigmen, quarzo, netherrack ovunque. Trappole di lava, di fuoco. Si può essere così sfigati, veramente. Ragazzi, a sto punto, se non si trova una fortezza neanche qui, tanto vale andare nell'altro portale, farsi una rotaia anche nel Nether, e per andare così alla fortezza. Perché, tra l'altro, quanto sto balbettando, una cosa ignobile. Perché tanto, qua non c'è nulla. Non c'è niente. E niente, qua c'è poco da fare. Torniamo indietro perché a sto punto non conviene neanche proseguire da questa parte.
Siamo messi molto, ma molto male. Ma adesso devo tornare qua sopra. Se non erro, e non devo assolutamente cadere nella lava. Tra l'altro, non ho neanche portato il pietrisco. Che è molto meglio usare il pietrisco nel Nether che la terra, cioè assolutamente, ma anche rispetto alla Netherrack. Il pietrisco è molto più resistente alle esplosioni, e siccome ci sono in giro i ghast, sarebbe il caso di usarlo. E il portale è... Oddio, il portale è qua da qualche parte. Eccolo lì, il portale. Lì. Altre strade, ci sono altre vie, di qua è tutto chiuso, qua c'era tipo una rientranza nella roccia. Esatto, ma non porta da nessuna parte, mi sa. Lì si va da qualche parte, forse. No, c'è una sorta di grotta, effettivamente. Però non porta da nessuna parte, no. È una roba totalmente inutile. O forse no. Sì, no, è totalmente inutile. Non c'è nulla qua. Non c'è niente in questo inferno. Perché sono stato così sfigato con questo inferno? Fa schifo, fa. Non c'è niente. Guardate, non... è vuoto, ci sono solo zombie pigmen, non ci sono neanche i ghast per dire. Che sono contento, per carità, ma non ci sono neanche i ghast. Oh, tu guarda. Un ghast. Che non mi caga? Perché non mi caga? L'ho shottato. Non mi cagava. Ma che cazzo? Che cazzo, è tutto buggatissimo! Ragazzi, infine l'ho trovata. Eccola lì. Fortezza del Nether. Sono dovuto tornare indietro al portale e ho riprovato di nuovo dall'altra parte. Insistendo ancora un po', l'ho trovata ed è abbastanza lontanuccia dal portale. Quindi, non siamo per niente fortunati. Facciamocene una ragione, però intanto noi andiamo in questa fortezza, almeno troviamo un modo per entrarci. E nel prossimo episodio inizieremo a farmare queste fottutissime teste di Wither. Sarà veramente un macello da farmare. Perché hanno... Ecco qua. Qua c'è l'entrata. Ci sono già degli scheletri. Bene, morite tutti quanti bastardi. Spawner di Blaze, oh mio Dio. E là ci sono dei Wither Skeleton. Ok, quindi direi che siamo nel posto giusto. Con i Blaze subito qui, che non saranno assolutamente dei clienti facili. Quindi direi di concludere qui questo episodio di ricerca della fortezza, che è stata una roba veramente atroce. Ma guardate, mi stanno seguendo. Mi stanno seguendo, oddio, sono cattivissime le Blaze. Vieni qua. Dove sei? Eccoti. Un ghast. Oh cazzo. Qua mi attaccano tutti quanti. Vai, muori. Muori, muori. Ok, vai, scappiamo un attimo nella roccia, se no non mi fanno neanche concludere l'episodio questi. Scappiamo qua. Vai, vai. Vai, vai ancora. Tutto dentro. Tutto dentro. Eccoci qua. Dicevo, ragazzi, nel prossimo episodio inizieremo a farmare le teste del Wither. Sarà una cosa abbastanza complicata, però lo faremo. Per adesso invece vi saluto. Mettete tanti like perché finalmente ho trovato una nuova fortezza. È stata una ricerca lunghissima e lasciate un commento se volete darmi qualche consiglio e condividete il video se volete sostenere la serie come sempre. Detto ciò, io vi saluto, un saluto da Eren Blaze, ciao a tutti.